Lesson number two, focus on the goal. Buongiorno amici della Zoccolatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mi sono inventato questa intro, focus on the goal, che non è il goal che pensate voi, perché uno pensa il goal è quando la palla entra in rete. Il goal è l'obiettivo. Infatti, qual è l'obiettivo di giocare a calcio? Essere belli? No, l'obiettivo è fare gol. Si chiama proprio così, gol, obiettivo si chiama, bisogna fare gol. E vince chi fa più gol, chi fa più gol, chi fa più gol. Oggi, perché ho fatto questa intro che mi sono ovviamente inventato, non so neanche se è giusto dire così, non sono inventato. Perché oggi c'è la seconda lezione di mental coach, dopo la prima che vi ho fatto in questi giorni, dicendovi che ci dobbiamo credere, di qua, di là, di su, di giù. Niente paura. E a proposito di questo c'è il 2.0, c'è la seconda lezione, perché io sono, allora, i primi giorni è finita, siamo fuori, l'Atalanta ci asfalta, abbiamo buttato via la stagione e c'era tutta sta manfrina, no? Adesso dopo 2-3 giorni inizia a sentire, andiamocela a giocare, vediamo, cioè la gente inizia a capire che abbiamo ancora una partita, non è ancora finita, no? Abbiamo ancora una partita. Però sento sempre le prefiche, sento, ma per noi è meglio se l'Atalanta vince o è meglio se l'Atalanta perde la Coppa Italia? E si fanno i supplementari, magari si stancano? Mentalmente, secondo te, è meglio così? Oh, ma noi dobbiamo pensare a noi. Com'è che non lo capite? Com'è che vi devo sempre fare le lessons? Noi dobbiamo pensare a noi e basta. E basta. Non dobbiamo pensare al Bologna, non dobbiamo pensare al Verona, non dobbiamo pensare a come sta l'Atalanta. Noi dobbiamo entrare cattivi e cazzuti, che si può vincere sta partita e basta. Non è che devi pensare agli altri, se vincono, se perdono, se pareggiano, se fanno i supplementari. Tu, se vuoi vincere domenica a Bergamo, devi fare una grandissima partita. Una grandissima partita, non una grande, una grandissima partita devi fare. E basta. Non voglio né favori né niente. Devi fare, sei padrone del tuo destino. Devi fare una grande partita. E si può fare, questa Atalanta abbiamo visto, si può battere. Poi, uniti a questi, ci sono i tecnici tuttologi. Qua in Italia siamo tutti tecnici, no? Io per primo c'ho un canale YouTube che dico la mia, quindi è normale che siamo tutti tecnici. Però, anche su questo, sento dire, hai visto? La Juve ha vinto ieri sera. Poi parliamo degli episodi arbitrali, che sto giro non sono d'accordo con voi. La Juve ha vinto ieri sera perché è andata ad aggredirla alta. L'Atalanta bisogna prenderla alta, bisogna aggredirla alta. Ma dove sta scritto? Ma chi l'ha detta sta roba qua? Il Real ha battuta stando basso e ripartendo. L'Inter ha battuto l'Atalanta stando basso e ripartendo. Quindi chi ha detto che devi andare a prendere alta? Fammi capire. Ma puoi andare a prendere altra se ne hai, ma ti prendi i rischi. E ieri la Juve si è presa tanti rischi, tanti, perché l'Atalanta ha avuto 6-7 palle gol almeno. Poi che un po' rigore non rigore, un po' non sono riusciti a segnarli, ma io non voglio prendermi quei rischi domenica, non scherziamo neanche per scherzo, cioè io 6-7 palle gol all'Atalanta non gliele posso lasciare domenica, mica mi va sempre bene, quindi non dico che dobbiamo stare chiusi a ripartire, però l'Atalanta, se la vai a aggredire alta, a parte che ne devi avere, a parte che per aggredire alta ne devi avere e noi al momento non ne abbiamo, oggettivamente non è che possiamo. L'intensità che c'era ieri al primo tempo mi sembrava Paris Saint Germain Bayern Monaco, poi non c'è la stessa qualità, siamo d'accordo, però l'intensità era quella ieri, nel primo tempo. Noi abbiamo quell'intensità? Non mi sembra proprio. Quindi anche quando facciamo i pareri tecnici, pensiamoci, perché noi secondo me non siamo una squadra che sta chiusa a catenaccio, perché non è nel nostro calcio, non lo è mai stato.
Ma io non andrei a prendere alta l'Atalanta. Adesso vediamo cosa decide Pioli. Io non andrei a prendere troppo alta l'Atalanta, perché quelli si infilano come un coltello nel burro caldo. Quindi occhio e facciamo attenzione. E facciamo attenzione. Per quanto riguarda gli episodi arbitrali, se proprio ne vogliamo parlare, sapete come la penso, ragazzi. Allora, se vogliamo dire la Juve ruba, io sono sempre d'accordo e va bene così. Però nella realtà, ieri sera, perché io sento già tante polemiche anche su ieri sera, il rigore è una cosa seria. Ve l'ho sempre detto, ve l'ho sempre detto. Perché se è rigore quello lì su Pessina, allora è rigore quello su Teo Hernandez con Napoli, allora è rigore pure quello lì. Cioè, sono rigorini. Sono rigorini, sono rigorini. Tra l'altro, al replay, guardandolo 7 volte, non ho ancora capito se tocca la palla o no a Rabiot. E l'ho guardato 7 volte. 7 volte l'ho guardato, non ho ancora capito se Rabiot tocca la palla o no. Perché non si capisce. Cioè, sono talmente vicini che non si capisce. Poi, come ha detto giustamente Gasperini, si vede che c'è proprio un'ancata, forse, no? Cioè, una carica, che cosa è? Una carica. Però, sinceramente, cioè, se lo dà non è uno scandalo, se dà quel rigore non è uno scandalo, però per me, non è, per me il rigore è una cosa seria, ve l'ho già detto 1000 volte, il rigore è una cosa seria, io ve l'ho già detto, ve lo ripeto, sarebbe stata bella una punizione a due da lì, e lì la punizione a due è quasi gol, perché sei praticamente a 2 metri dalla porta, sarebbe stata una figata, come è una figata rivedere il pubblico allo stadio, meno male. Altro episodio, il fallo di Cuadrado. Io so che tutti hanno detto che è fallo. Tutti, ho sentito dire da tutti. Io non sono d'accordo nemmeno lì. Poi, oh, ribadisco, a me non me ne frega niente. Per me, vogliamo dire che la Juve ha rubato, va bene, ci sta. Cazzo me ne frega me. Però, scusate la parola, però per farvi proprio capire che non mi interessa. Però, se ci, cioè, io mi immedesimo, no, se succede a me. A me, non neanche al Milan, se succede a me. Cioè, io mi butto in scivolata. Anticipo il mio avversario perché è Cuadrado che lo anticipa e dopo arriva Gosens, mi pare, no? È Cuadrado che lo anticipa e l'altro arriva dopo, calciando il pallone. Quindi il movimento di calciare il pallone è questo, perché lo calcia il pallone, giusto? Dopo aver calciato il pallone, questo movimento, c'è un secondo movimento, quindi calcia il pallone e poi mette il piede come a pararsi da Gosens che arriva, perché è Gosens che arriva dopo. È Gosens che arriva dopo. Non è Cuadrado che arriva dopo, no? Non è che la tocca, non è che Gosens tocca il pallone e dopo arriva Cuadrado e prende tutto, perché lì sarebbe diverso. Cioè, se Gosens tocca il pallone, poi Cuadrado prende entrambe le cose, allora dici quello è fallo. Ma siccome Cuadrado prende nettamente prima la palla con un movimento e poi con un secondo movimento va tipo a pararsi, che voi vedete solo quel movimento lì della gamba tesa su Gosens, ma quello è un secondo movimento perché Gosens si sta andando addosso a Cuadrado che è andato in anticipo. Quindi lo so che io sono, scriverete qua sotto, no, cosa dici, gamba tesa di qua di là, io vi ho spiegato la dinamica. Per me, se fossi io in campo e mi fischiano un fallo leggero, mi incazzo, mi arrabbio, perché per me quello non è fallo. Io sono in anticipo, non può essere fallo. Il massimo fallo è suo che vi arriva in ritardo, non io che sono in anticipo. Però non ero io, era Cuadrado, se lo fischiavano era meglio, e invece non hanno fischiato. Quindi, poi Kulusevski fa un gran gol. E a proposito di Kulusevski, sarebbe la pedina importante per il Milan. Poi si può provare a prendere Kulusevski. Cioè, lì a destra, che non l'ha mai fatto giocare Pirlo, il pirlismo deve rimanere Pirlo! Hashtag Pirlo rimani! Speriamo! Sentito dire ieri qualcuno, rifacciamo rimanere Pirlo, 37 formazioni su 38 partite. Speriamo che rimane, un altro anno del cavolo vi fate. Speriamo. Detto questo, Kulusevski, potrebbe essere, un giocatore così ci serve, giovane, forte, di qualità, che può anche tornare, perché a volte ha fatto anche l'esterno in un 3-5-2, quindi di tornare torna Kulusevski, non è uno che non torna. Al posto di Castiglieco avere un Kulusevski
ti cambia completamente la squadra. O no? O sbaglio? Dico una cavolata. Il problema è che l'ha pagato 40 milioni a Juve e dubito che te lo dia. Però sai, magari fai un prestito da 10 e un riscatto da 20-25 con i bonus. Non penso che la Juve accetterà, però. Però dai, sono in difficoltà economica. Boh. Io comunque non proprio lui, però vorrei uno così. Sento dire Atli. Va bene ragazzuoli, cerco di farmi un video anche nel pomeriggio, che un po' così sto facendo video solo la mattina, cerco di farmene uno anche più tardi, vediamo. Iscrivetevi al canale, che tanto è gratis, mettete un bel like e ci sentiamo più tardi, ma vado a fare la collection, come dice un mio amico, la colazione, invece del breakfast la chiamava la collection, il conino che saluto. Ciao belli, fate i bravi. Pensiamo a noi, che ce ne frega degli altri, pensiamo.